Continua l'insieme del divertimento tra giochi di gruppo e spruzzi di buon umore il campo scuolestivo promosso dall'assessorato alle politiche scolastiche nel comune di Palma Campania, riservato agli alunni delle elementari e medie. Fino al 23 luglio circa 200 allievi degli istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado si stanno dilettando nelle attività proposte dal progetto. Il lunedì, mercoledì e giovedì sono i giorni dedicati alle attività ludico, educative, ricreative e sportive che si svolgono in sede, vale a dire presso il campo sportivo comunale di Via Querce, presso l'antica tenda struttura. Tiro con l'arco, tennis a volo, badminton, pallavolo, pallamano, calcetto, danza, balli di gruppo, rugby, laboratorio ludico di linguistica di spagnolo e di inglese. Il martedì e il venerdì sono dedicate alle uscite, per tutte le uscite di un'intera giornata, incluso un pasto caldo per tutti i partecipanti. Inoltre agli iscritti è stato consegnato il primo giorno del campo scuola estivo un kit comprensivo di zainetto e divisa, in modo da uniformare tutti i bambini e le bambine che prendono parte all'iniziativa. Allora, ci troviamo con il coordinatore del campo estivo, il professor Alfonso Buonacura. Allora, anche quest'anno si rinnova il campo estivo 2011 per la città di Palma Campania, un evento molto importante per i bambini di diverse fasce dalle 7 ai 13 anni. È una cosa importante che abbiamo ripetuto, quest'anno abbiamo anche raddoppiato il numero dei bambini, è un progetto che va oltre l'attività ludica perché c'è un impegno sociale e ci sono tante ragazze che collaborano con noi. Le attività sono tante, oltre all'attività ludica anche alle attività educative, ci sono degli sport nuovi che i bambini non farebbero mai, tipo il tiro con l'arco, il rugby, il badminton, e poi fanno tante attività anche tipo la ceramica, il canto, lo spagnolo. Sono previste anche delle uscite extradidattiche? Sì, sono uscite in qualche isola naturalistica, a mare, allora che abbiamo ripetuto l'esperienza dell'anno scorso positiva, in una fattoria didattica dove quest'anno faranno l'esperienza di passare dalla farina al pane. E non so se ripeteremo l'esperienza del maneggio che abbiamo fatto lo scorso anno, e c'è anche un'escursione agli scavi di Pestum, un'escursione archeologica.